Carlo Tanzi, la novità di questi giorni è l'unione, l'aggregazione con il Partito Democratico, ma soprattutto la coalizione di centrosinistra che vede leader Amalia Bruni. Proprio questo, lasciando stare i partiti, quando si è candidata Amalia Bruni io sono subito andato nella sua direzione, mi sono fiondato da lei perché per me lei rappresenta l'eccellenza, è una mia collega, io sono pure come lei, sono un ricercatore, quindi uno scienziato. È come avere Maradona candidata alla Regione Calabria, perché lei è conosciuta in tutto il mondo per aver scoperto la proteina che lei ha chiamato nicastrina, perché di Nicastri ci tiene alla sua terra, è la proteina che serve per, come dire, fare passi da gigante nella conoscenza del morbo di Alzheimer. Io so che cosa significa il morbo di Alzheimer, di Parkinson, perché mia madre purtroppo ne è stata affetta, ora non c'è più. Ho conosciuto Amalia anche perché lei è stata anche l'allieva di Rita Levi-Montalcini, ho conosciuto lei perché è una persona dalla grande umanità ed è anche una persona, una grande manager che conosce benissimo i problemi della sanità calabrese, che sta gestendo da almeno 25 anni un centro di livello internazionale con quattro soldi, perché la politica calabrese di destra e di sinistra l'ha sempre ignorata, quindi anche una brava manager. Santa, è quello che lei definisce il cosiddetto, sempre il cosiddetto PUT? Partito Unico della Torta, e questa è un'altra cosa, perché qualcuno mi dice ma tu sei passato da Eri contro il PUT? No, io voglio combattere il PUT come l'ho combattuto, il PUT all'interno della protezione civile, io ero all'interno del PUT, io sto entrando nel PUT, mi sto calando per fare da cavallo di Troia, fatemi entrare, poi li distruggerò come ho fatto con la protezione civile.